molto importanti perché sono libri collettivi. Uno è un libro che è vecchio ma continua a essere molto attuale perché è un libro contro la guerra che si intitola Signor No. Un altro è un libro contro la pena di morte che si intitola Poeti da morire. Tutti e due questi libri hanno l'introduzione di una grandissima persona, una grande scienziata, una grande astronoma che è Margherita Hack. E io qua aprirei una parentesi, siccome questo è il borgo delle stelle, mi piacerebbe un giorno vedere un muro con il viso, con il volto della Margherita Hack insieme al volto di un'altra grandissima, grandissima astronoma che è Ipazia. Mi piacerebbe vedere queste due donne su un muro di Aielli. Bravo, bravo. E poi è anche, sì. Per... Ci ha provato, ho chiesto a un artista di fare il volto di Margherita Hack a 100 anni della scomparsa, però mi è stato detto che non c'ho l'idea artistica, quindi non andava bene, mi si riproverete. L'importante è che sia il colpo sia in canna. Va bene. E quindi lui, oltre a essere editore, anche non so come si dice, libraio, ha un negozio di libri, vende libri in periferia, in un quartiere periferico di Roma che si chiama Casalotti e ha il pregio di aver portato la cultura, ma non la cultura così, la cultura grande anche in periferia. Questa libreria che non è che si occupa solo di vendere libri, ma di organizzare incontri molto importanti, molto belli. Per dirvi solo, vi cito qualche persona che ha dato vita a questi incontri, c'è stata Gabriella Ferri, c'è stato Arnoldo Foà, Fernando Arrabal, Fernanda Pivano e tanti tanti altri. Il responsabile di tutta questa roba qui è con noi ad Aielli finalmente Beppe Costa. Eccolo. Allora, il poeta palestinese, gli ho chiesto qual è, perché non avete il giorno dell'Olocausto, visto che stavo in Israele, glielo chiedevo, perché tutti i giorni per i palestinesi sono i giorni dell'Olocausto. Sono stato diverse volte e ho perso anche degli amici. In Palestina, sono stato in Giordania e veramente avevo voglia di andare. E pubblicamente cerco di farmi fare una promessa a Odek, perché tu se te ne sei cuccato il sindaco, io mi cucco Odek. Vorrei tanto sfuggito, scusa, non ho seguito. una paraculata, insomma, che in diretta. Vorrei tanto che facessimo insieme. Non è un problema di soldi, fare venire alcuni poeti di Gaza. Uno è un ex ufficiale di Arafat, che ogni tanto ha problemi, però se è tramite l'ambasciata ha un grande piacere di venire a Roma. I figli mi mandano filmati Come si chiama? Lo e porto si io. chiama Said Abu Dabenja. Lo porto io. Ce ne sono tantissimi altri. Sto vedendo che paesi come l'Arabia Saudita stanno facendo, sì, no, stanno facendo, stanno invitando paesi arabi per cercare di paraculata. Scusate un'altra volta la paraculata, questo termine, però insomma sono uno che si arrabbia ogni tanto. Adesso se Bravo. mi... andiamo al dunque, non spieghiamo la poesia e comincio per una volta. Per una volta vorrei poterlo fare ancora, e per molto, o almeno tentare per una sola volta che le mine fossero scoperte, disinnescate, che le bombe fossero fermate e mischiate al cioccolato. Scrivere che per una volta tanto si può fare che gli ebrei vadano ai mercati di Gaza, magari risparmiando, scambiandosi cappelli, e che in Turchia i giardini ritornano a fiorire e per le strade di Damasco ci siano bambini in festa attorno ai giocolieri. Di questo vorrei scrivere almeno una volta, e non ha senso
se ci sia o meno la poesia. Vada a farsi fottere anche il canto delizioso degli uccelli in primavera, che di questi tempi le primavera ci hanno detto male. Vorrei che non ci fossero vinti o vincitori, che ogni squadra ti fasse per quella avversa, che la donna che ti ama non fosse la tua serva, i bambini giocattoli svenduti al primo turlupinatore televisivo. Vorrei, ma so che non posso pretenderlo, che si mettessero i bastoni fra le ruote alle auto blu e magari li verniciassero di rosso, un colore meno triste che può fare a meno di cravatte. Vorrei, ma davvero non lo pretendo, che tornasse il profumo del pane, pane, pace, poesia e molte strade del mondo, e che il parco non fosse un supermercato ma la terra degli alberi, e che il piccolo principe non fosse mai scomparso. Vorrei, ma so che posso solo scriverlo in una sorta di versi dove il sole non fa posto alla luna, e che la stessa non fosse solo di passaggio, che tutti potessero ancora sognarla come possono fare solo i bambini che guardano all'insù, perché sono senza tetto e affamati non riescono a sorriderti, perché in fondo sperano o credono, non lo so, che davanti a loro ci siano solo esseri umani. E poi in un villaggio 300 tombe bianche, tutti hanno lo stesso cognome, il più piccolo aveva 2 mesi, il più grande 97 anni, perché ci uccisero tutti senza un dolore, senza una ragione, 2 occhi precisi, 2 braccia ferme, nessun cuore. Sapevo di Israele e di una verità. Sono andato in Galilea. Le verità diventavano 2 a tenersi compagnia. Ho visto gli ulivi a distesa per chilometri di strade moderne asfaltate e muri scorrere poco lontano. Sono tornato e stavolta non riuscivo a vedere. Gerusalemme stava sopra la terra e io, troppo ignorante o presuntuoso per salire, le verità diventavano 3. Ho conosciuto i poeti guerrieri di Gaza e di Giordania, le verità cominciavano a lottare fra loro, e tornate a Gerusalemme si confusero e fusero in mucchi con arabi, ebrei, palestinesi, israeliani, statunitensi, tedeschi, svedesi e noi, naturalmente, bravi da italiani, come fosse un convegno fra nazioni. Ma come scrive il poeta, lei sta in alto, ancora più del Monte Carmelo. Insieme forse stanno sopra la terra. Tornerò ancora in Israele, le gambe tremano e cerco nel cervello qualche verità simile alla realtà. Andrò ancora ad Haifa e sul Monte Carmelo, cercando, scavando fra i ricordi di ciò che credevo sapere. Niente era ed è vero. Tutto ciò che sappiamo non viene dagli occhi né dalle orecchie. Abbiamo visto e ascoltato per anni santoni, giornalisti, preti, capi di Stato che usano il termine pace, che non c'è fra 2 amici né in un condominio, figurarsi fra popoli. Ho visto ancora dal basso Gerusalemme, l'amano in troppi. Lei non si dà a nessuno e si dà a tutti. La verità si trovano forse da qualche parte in questa terra di infermi e santità, ma so che inutilmente andrò ancora cercando e per tanto, tanto tempo ancora. Gaza, espansione, non divido gli uni dalle altre, entrambi recano devastanti lacrime,
macelli di corpi e di coscienze. Ancora scrivo, mentre attorno nulla appare migliore. Solo uno sguardo mi dà quella pace che vorrei, per una volta ancora, offrire a quel popolo che, malgrado abbia potenza e ricchezza, teme ancora quell'altro povero e impotente. Cui tutto toglie, dall'acqua alla farina, dalle penne ai libri, giustificando e giustificandosi d'essere stato massacrato da altri. È così che neanche la vendetta ha senso, come se sparasse a ogni madre perché la mia fu ingiusta. Grazie. Grazie Peppe. Bravo, bravo. Ecco. Prima di continuare, un'altra piccola prova tecnica, perché forse sono venuto a capo.